diavolo, quella sanguisuga di padrone di casa mi lascia di nuovo senza immagine. Nei pressi della faglia di Sant'Andrea sono stati registrati questa notte degli strani movimenti. Meno male che mi rimane il suono. Tali fenomeni hanno sorpreso tutti gli scienziati. Carmi. Greg Saunders della Hill Century. Tagliate corto, Greg, ho dei problemi. State lavorando a un nuovo caso? Beh, non proprio esattamente. Sono solo nell'oscurità. Ora vi spiego. Edward, ci sono dei guai col film western a cui stiamo lavorando nel deserto. Per caso Billy Silver si è beccato un raffreddore. È scomparsa l'equipe incaricata delle riprese. $1,000 più le spese. 500. 800. Aggiunge Emily Atwood. Sì, proprio la vostra amica. In questo caso sono $1,200. E va bene. Avete una cartina e qualcosa da scrivere? Ho una cartina e 5 segretarie per ogni braccio. Sono tutto orecchi. Vedete Barstow, a est di Los Angeles? Continuate più a sud. La vedete sulla cartina? È la faglia di San Andreas. Ehi, un momento, ma quello lì è il deserto del Mojave. Carly, laggiù c'è un villaggio. Beh, non è proprio un villaggio. È un villaggio fantasma. Si chiama Slota Gulch. Ok, accetto l'incarico. Un certo Stone al campo dei prodi arrivò, le mani nella terra del Mojave affondò per estrarne una grand'aquila d'oro. Da ogni parte accorsero le genti allora,
11 giorni e 11 notti eran passati quando di picconi, pale e fucili armati, quegli uomini dal folle sguardo scatenati si sono. Slota Golce nel sangue era nata. Giunse allora il vecchio venditore d'acquavite che astuto assai era. A proteggere la sua caverna s'affrettò, un cranio di bufalo come trappola preparò. 11 giorni e 11 notti eran passati. Alla testa d'una cozzaglia di banditi, lo sceriffo Dawson arrivava e Jedstone fedeltà giurava. Buris, vecchio farabutto, passa dalla botte e portami una bottiglia nella mia cella. Firmato il Mancino.
Wanted Dead or Alive, Jim Burris, alias Lone Mina, reward $400. Quella faccia di bronzo è così avida che solo un proiettile d'oro potrà mettergli fine. Wanted Dead, Lee Tung, alias Cobra, reward $300. Attenzione, quest'uomo della Sam Yap è già evaso due volte infilando una cartuccia di 30 su 30 nella serratura della cella e dandole un colpo di karate. Wanted Dead or Alive, Duke John Elwood, reward $2000. $2000, un bel gruzzolo. Ma nessuna pallottola è mai riuscita a fermare i fratelli Elwood.
Miners Gazette, 4 luglio 1864. È passato un anno da quando Arizona Kid fu ucciso alle spalle dallo spietato Fass Jarrett. Da allora, una leggenda inventata da vecchi ubriachi afferma che Kid ogni anno venga a frequentare il luogo della sua morte a mezzanotte, mentre l'avvoltoio lancia le sue grida rapaci. Questi divulgatori di menzogne giurano che il fantasma di Kid ritorna poi in un quadro maledetto dipinto col suo sangue e aggiungono che sarebbe allora possibile seguirlo. «21 giugno. Non riuscirò mai ad abituarmi ai capricci dei divi di Hollywood. Oggi ho sentito che Billy Silva ha chiesto alla Hill Century di essere pagato per il suo ruolo in Lingotti d'oro. 24 giugno. La faglia di Sant'Andrea ha tremato a tarda sera, nel momento in cui Brett Samuels stava smontando il proiettore situato vicino al burrone. Che Dio abbia misericordia del poveretto. In tutta la mia vita non ho mai sentito urla così terrificanti. 25 giugno. Jeff Davis e un'altra controfigura sono scesi in fondo al burrone. Non hanno trovato il corpo di Samuels. Billy Silver si è rifiutato di uscire per tutto il giorno. È rimasto rinchiuso nella banca, convinto che i fantasmi dei cercatori d'oro di Slaughter Gulch diano la caccia ai suoi lingotti d'oro. 29 giugno. Sta accadendo qualcosa di mostruoso in questa città. Billy Silva forse non aveva torto. La sua morte davanti al saloon stamani non è stato un incidente. Abbiamo tutti visto quella cosa saltare dal balcone e conficcare le dita nel suo cranio. 3 luglio. Sola sono rimasta ora in questa città maledetta. Sola con Morrison, l'armaiolo, che chissà dove si nasconde. Tutti gli altri sono morti. Temo che non vi sia più speranza alcuna. 'Attenzione! Pericolo di esplosione! Tenere queste bobine lontane da ogni fonte di calore e dai flash al magnesio!
Due mesi dopo, ai primi freddi invernali, giunse l'uomo dai ferrei occhiali. Che la montagna poco oro aveva, ma d'uno strano minerale traboccante era. A primavera, Stone, ogni legge sfidando, una banda di forzati andò ruolando. Per far del tempio degli antichi indiani una vasta rete di canali sotterranei. Per accrescere ancor più il suo potere feroce, anche una stazione Stone costruire fece. Poi, sotto la minaccia dei Winchester, un cavallo di ferro fumante ei fece arrivar. E giacché la compagnia credere doveva che Slota Gulch un paradiso era, ai galeotti egli tosto ingiunse di costruire un serbatoio immenso. Quando la luna piena
si rifletterà attraverso il simbolo di Preggs. I gesti dell'uomo onesto rallenteranno finché non avrà rotto il vetro maledetto. Colui che porrà il bastone di guerra del figlio del tuono in mezzo alla pietra dei morti squarcerà il cielo e respingerà per sempre i traghettatori dello Stige. Orologi Ziegler, autore Ziegler, con l'ausilio di un sistema che svelerò nel mio prossimo scritto. Ogni orologiaio degno di tal nome dovrebbe essere in grado di comandare a distanza meccanismi relativamente semplici. La serratura di una porta o cassaforte non ha più segreti per un orologio Ziegler. Non sparare, sono Morrison, un amico di Emily. Tornerò.
trattato pratico di astronomia. Autore Rokonen. Racchiusa tra Ercole e Serpente si trova la costellazione della Corona Boreale, Corona Borealis, con un'estensione di 179 gradi quadrati. La corona comprende 20 stelle con magnitudine assoluta superiore a 6, che sono dunque visibili a occhio nudo. Un occhio inesperto ne distinguerà solo 5, che formano un arco. In basso a quest'arco si trova la stella più luminosa della costellazione, Alfa della Corona, chiamata più comunemente Perla. Bye.
cambio della valigia e della chiave, a mezzanotte sotto il serbatoio, Jed Stone! Thank you.
Questo amuleto ti ha riportato dal mondo dei morti, Wasikun. Ma hai ancora una missione da compiere prima di riprendere le sembianze umane. Restituisci alla terra l'aquila che l'è stata rubata, se non vuoi che all'ora dei lupi Slothar Golch resusciti ed il mondo perisca. Sbrigati! Quando le braci avranno finito di ardere, la tua anima abbandonerà per sempre questa terra. Oh,
Hey, you. Hey, you. Maggio 1865, ore 21:30. Qualsiasi contatto con il minerale della montagna provoca mutazioni irreversibili. Mr. Stone sembra essere immune alle radiazioni, ma tutti gli altri dovranno colare del piombo sul minerale prima di maneggiarlo. 7 giugno 1865, 2 di notte, l'acqua delle caverne sembra perfettamente normale, ma d'acqua pesante si tratta. L'idrogeno delle molecole è sostituito dal suo isotopo, il deuterio. In combinazione col minerale quest'acqua potrebbe generare l'apocalisse, ma mi serve più oro. 21 giugno 1865, mezzanotte, e gli aztechi sostenevano che colui che farà precipitare il mondo nei flutti al di là della grande frattura potrà regnare incontestato sull'intero globo. Se dicevano il vero, allora io siederò presso a fianco di Mr. Stone. Hi, guy. Thank you.
Ehi, se tu urti l'uomo con la carabina, i cavoli andrai a ingrassare. Ma se da bere gli offrirai, grato te ne sarà, e allora fino al cielo salir ti farà. Ehi, una volta lassù, guardati dal vecchio balordo e dei suoi aghi avvelenati di fida. Ehi, oh, ehi, sul mio giaciglio meglio io sto. Ehi, oh, ehi, piccone e zappa non fanno per me. Hi, guy. Ora sono certo che il mio protetto, frutto dell'unione di un certo Prext, Beth Jarrett, Dio solo sa che cosa sia, genitori adottivi di Jetstone. Dio voglia, segua la via segnata dai suoi diabolici ge.
Hey, you. Intorno all'aquila che regna sul verde mondo, nessun servitore del male sopravvivere potrà. Thank you.
You'll be alone again. You'll be alone again. You'll be alone again.